La storia di Hans Steininger è un esempio eloquente di come la distrazione possa avere conseguenze fatali. Hans Steininger, ampiamente conosciuto per la sua barba eccezionalmente lunga che superava i 2 metri, divenne tragicamente famoso nel 1567, durante un grave incendio che colpì la città di Braunau, in Austria. Come molti dei suoi concittadini, Hans fuggì per mettersi in salvo, ma la sua fuga si trasformò in tragedia quando inciampò nella sua stessa barba. Cadendo dalle scale, perse la vita all'istante, rompendosi il collo. Di solito, Hans teneva la sua lunga barba arrotolata e la appoggiava su un sacco apposito, ma nella concitazione dell'incendio, questa precauzione non fu presa. Nonostante la sua morte, la barba di Hans sopravvisse, e a distanza di 450 anni, è conservata nel Museo Cittadino di Braunau come testimonianza di questa singolare vicenda.